Quale evoluzione dare a questa sfida? Credo che fino a 10 anni fa ci fosse molto tecnoentusiasmo e quindi abbiamo accelerato tantissimo la presenza del digitale dentro alla vita dei più piccoli, non dandoci nessun genere di criterio. Ed è la prima volta che accade con delle innovazioni tecnologiche che non ci poniamo bene la domanda quando è bene far entrare quell'innovazione dentro la vita di un bambino.